Nel 1750 la voce di una mandola entrò nel cuore di Antonio I, che avviò una delle prime botteghe di liuteria della città di Milano, dove vennero alla luce strumenti di pregio tuttora presenti nei musei nazionali e internazionali, destinati a segnare la storia della liuteria Monzino. Questa melodia si è propagata fino alle attuali generazioni, contribuendo alla nascita nel 1999 della Fondazione Antonio Carlo Monzino, sorta con lo scopo di valorizzare la pratica musicale nella sua componente formativa, sociale e culturale. La nascita della Fondazione coincise con la donazione al Museo degli Strumenti Musicali del Castello Sforzesco di Milano di 79 strumenti antichi della collezione di famiglia. L'attività si dispiega principalmente in una serie di progetti di importante valenza socioculturale. Fra questi vi è Adotta uno strumento. Dal 2009, in collaborazione con i cameristi della Scala, la Fondazione affida in comodato d'uso gratuito a giovani e promettenti musicisti strumenti della collezione perché possano perfezionare il loro percorso di studi con uno strumento di alta liuteria. Ho iniziato a suonare il violino grazie ai miei genitori all'età di 4 anni. E da quando sono stata avvicinata a questo strumento me ne sono completamente innamorata e diciamo che non l'ho più lasciato. Il primo strumento che mi è stato dato in adozione è stato un testore del 1759. È molto emozionante perché sono strumenti antichi e quindi è come se in un certo senso si tramandasse attraverso lo strumento stesso l'anima, diciamo, dei musicisti che l'hanno suonato prima. L'impegno formativo della Fondazione Monzino si rivela anche nell'iniziativa denominata Le Mani Sapienti. Nato per Expo 2015 al Castello Sforzesco e proseguito poi in altri luoghi, è un progetto culturale, pedagogico e didattico ideato per diffondere un mestiere dell'arte di grande tradizione, il liutaio. La magia di mostrare l'evoluzione dal legno al suono ha raggiunto fino ad oggi un pubblico di oltre 140.000 persone. Nel 2002, inoltre, con la donazione di strumenti musicali in quegli istituti scolastici segnalati dal Ministero, dove emergevano situazioni di abbandono scolastico e disagio sociale, 10.000 ragazzi hanno potuto migliorare il proprio percorso formativo, didattico e personale grazie a Salva la Musica. L'iniziativa ha ricevuto il plauso del maestro José Antonio Abreu, con il quale la Fondazione ha poi collaborato sostenendo la prima tournée italiana dell'Orchestra Infantile e Giovanile Venezuelana, diretta dall'allora giovanissimo maestro Gustavo Dudamel. Salva la Musica vive anche nelle carceri. Dal 2010 la Fondazione allestisce aule di musica e offre lezioni di strumento ai detenuti, con lo scopo di favorire l'azione di recupero e reinserimento sociale. Praticamente la mia vita ormai è nell'arte e questo è dovuto anche tutto quello che ho appreso in carcere, a quelle emozioni che mi dava, e la musica a noi dava fortemente. Quando si iniziava a suonare, come se le sbarre sparissero, praticamente la stanza si riempiva di colore. Nella realtà proprio era una sensazione di libertà incredibile. Se istruisci un ragazzo, fai un uomo saggio. Se istruisci un bambino, costruisci una nazione.